e oggi dopo 20 anni di nuovo torna qui questo concorso che ospita 10 scuole degli alberghieri della Regione Calabria. 10 istituti alberghieri regionali si sono dati appuntamento giovedì 26 novembre presso l'Istituto Alberghiero di Praia a Mare per il 17° concorso enogastronomico regionale dal titolo Piatto unico della dieta mediterranea, organizzato dall'Unione Regionale Cuochi Calabria, che con iniziative di questo tipo intende promuovere la conoscenza e la valorizzazione della tradizione gastronomica regionale tra tutti gli studenti dei corsi di cucina degli istituti alberghieri statali. I ragazzi hanno già iniziato a lavorare? I ragazzi hanno già iniziato a lavorare con uno stacco di 10 minuti, un team rispetto all'altro, e hanno a disposizione 2 ore di tempo. Dopodiché i piatti elaborati magistralmente, rivisitati questi piatti della tradizione, vanno presentati alla giuria, i quali dovranno dare poi delle valutazioni in riferimento alla storicità, agli effetti cromatici, ai sapori, ai profumi, ma soprattutto alla tradizionalità del prodotto stesso. Un modo questo per motivare gli allievi ad acquisire maggiore consapevolezza sull'evoluzione della cucina, che diviene arte ancor più nobile quando alla manualità si aggiunge la passione e la capacità di saper promuovere il prodotto gastronomico anche sotto l'aspetto antropologico. Per cui abbiamo voluto fare un passo indietro utilizzando i prodotti della dieta mediterranea e innovando o dando freschezza al piatto con una presentazione più moderna vista dagli occhi e dalla mente di un giovane allievo. Insomma, un evento che oltre a parlare delle specialità calabresi propone tradizioni culinarie proprio tra i giovani futuri rappresentanti del patrimonio del territorio. I ragazzi ormai sono abituati a questi incontri, l'Unione Regionale cadenzialmente ogni anno organizza un'attività di questo tipo che svolgiamo in modo itinerante lungo tutti gli istituti alberghieri della Calabria. Solitamente le location sono gli istituti alberghieri, perché sono poi sostanzialmente il luogo ideale dove i ragazzi studiano, crescono, ma anche il momento in cui noi abbiamo voluto crearlo di incontro e confronto tra le varie attività e le varie realtà regionale dell'istituzione alberghiera, ma anche della futura professione del cuoco. Un incontro questo che 20 anni fa ha preso inizio proprio dall'alberghiero di Praia a Mare. Sì, sostanzialmente il primo concorso regionale l'abbiamo organizzato circa 20 anni fa, quale attività di sviluppo e confronto che sicuramente è cresciuto nel tempo l'attività del concorso, ma è cresciuto nel tempo anche la professionalità dei cuochi calabresi, è cresciuta nel tempo la conoscenza e competenze degli allievi dell'Istituto Alberghiero e tutto quello che ne consegue ribaltato e poi nell'attività ristorativa del nostro territorio regionale, che è una cosa importante, un momento di crescita per tutti noi. Ogni istituto ha partecipato alla competizione con 2 allievi e un docente tecnico pratico di cucina, unitamente al dirigente scolastico o a un suo delegato. Oggetto del concorso è stata la preparazione e la presentazione di un piatto unico della dieta mediterranea abbinata ad un vino del territorio del piatto presentato. Ottimi e ben descritti i piatti proposti ai 5 cuochi della giuria. Oggi stiamo assistendo a quello che è veramente la scuola calabrese. È un orgoglio, almeno per me che sono sindaco di questo bellissimo paese, e quello che mi ha appassionato questa mattina è la grande passione che mettono questi ragazzi nel lavorare, nel preparare e di concorrere tra di loro, e perché vogliono arrivare ad un risultato, il risultato del domani, che potrà essere raggiunto e trovato attraverso il lavoro. Oltre al sindaco della città dell'isola di Dino Praticò, presenti al concorso diversi dirigenti degli istituti vicini e il funzionario del MIUR ATP di Cosenza, Antonio Sessa. Perché si fanno questi eventi nelle scuole e negli istituti alberghieri? Questi eventi si fanno soprattutto per far capire e far uscire fuori, e quindi portare all'attenzione di tutti, cosa effettivamente diamo come scuola.
C'è una concezione della, che hanno, che grazie a Dio siamo riusciti a togliere, soprattutto nella nostra regione, grazie al direttore generale che ha voluto e ha fatto proprio tutta una politica che fa del territorio l'elemento essenziale. E quindi questo cosa ci porta a fare? Ci porta a dire, guardate, noi diamo e offriamo come scuola per il territorio questo prodotto. Non a caso le ultime progettualità, i PON che verranno fatti, la regione e la comunità europea ha investito su tutta una serie di fondi proprio per dare l'alternanza scuola-lavoro, che è una cosa che partirà da quest'anno alla grande. Saranno quindi questa scuola che si pone sul territorio come offerta, dici noi vogliamo offrire e dare un servizio nell'interesse di questa zona, quindi dove è collocata la scuola, interagendo con tutte quelle associazioni, il comune, le parrocchie, cioè tutto ciò che fa parte di quel sistema integrato di cui dicevamo sempre, ma a parole. Oggi finalmente si è capita che la scuola non sono le quattro mura dentro, ma è quello che ci sta fuori, quella è la scuola, tant'è che tutti quanti gli operatori, quindi i dirigenti in primis, e qua sul territorio ci sono dirigenti che sono veramente all'altezza di gestire queste situazioni, e poi c'è una professionalità da parte dei professori di questa scuola veramente alte. Tutti bravissimi i ragazzi degli istituti partecipanti, ma il primo premio se lo sono aggiudicati con un punteggio di 434 De Masi Michele e Valenzise Domenico dell'Ipseoa Gagliardi di Vibo Valentia. Al secondo posto con 410 punti Suevo Roberto e Liparoti Danilo dell'IIS Mancini di Cosenza. Il terzo posto con 409 punti va a Mangone Anna e Pisano Rosario dell'Istituto Ipseoa di Botricello in provincia di Catanzaro.